Una buona domenica, ben ritrovati gentili telespettatori. Torna come ogni fine settimana il nostro consueto appuntamento con l'iReporter Sì e No, questa finestra in via digitale che utilizziamo per interagire, per chiacchierare, per dialogare, per confrontarci con due protagonisti sui temi che riguardano la nostra città, ma non solo. In questo fine settimana abbiamo scelto di parlare di un documento molto importante, il cosiddetto piano degli interventi, che non è semplicemente un foglio di carta o una linea di indirizzo, ma è il modo e le modalità in cui la nostra città cambierà nei prossimi anni in termini di urbanistica, di urbanizzazione, di consumo di suolo e di tutto quello che riguarda, insomma, il come evolverà la città di Padova proprio da questo punto di vista. Abbiamo con noi innanzitutto, saluto e ringrazio per essere con noi Andrea Ragona, che è proprio l'assessore competente all'urbanistica, tra le tante deleghe che ha per il Comune di Padova. Buonasera Andrea, grazie per essere con noi. Buonasera. E salutiamo e ringraziamo anche Ubaldo Lonardi, che è naturalmente consigliere comunale lista Bittonci Sindaco, ma anche vicepresidente del Consiglio Comunale. Buonasera Ubaldo. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, grazie per essere qui. Io dicevo, insomma, in apertura, Andrea Ragona, comincio da lei, ma innanzitutto inquadrando quella che è la tematica e presentandola un po' anche ai nostri telespettatori per fare un po' di chiarezza. In poche parole, come possiamo descrivere, insomma, che cos'è il piano degli interventi? Io dicevo, è un documento, ma non è un semplice foglio di carta, è un lavoro che c'è dietro con tecnici, con esperti, con architetti per arrivare a produrre poi che cosa? Che poi è stato, lo sappiamo, approvato da Palazzo Moroni. Cominciamo da qui. Che cos'è il piano degli interventi, per spiegarlo in breve? Allora, intanto una piccola precisazione, è stato adottato e non approvato, e poi arrivo a spiegare perché questa Certo. precisazione. Il piano degli interventi è parte del vecchio piano regolatore. Il piano regolatore disegnava le trasformazioni della città, quindi diceva qui ci va un parco, qui ci va una scuola, qui ci vanno delle nuove, dei nuovi insediamenti residenziali. Oggi il piano regolatore non viene fatto più come una volta, si divide in due documenti molto corposi in realtà, il patto, il piano di assetto del territorio, che ha una durata diciamo decennale ma non scade come non scadeva il piano regolatore, dà le linee guida, le grandi strategie. Il piano degli interventi, che invece deve essere un piano più operativo, che ha un arco di 5 anni, per cui è prevista anche una scadenza. È un documento appunto importante perché delinea quali saranno i cambiamenti, da un punto di vista urbanistico, come dicevo prima, del disegno, della città nei prossimi 5 anni. Non racchiude tutto, voglio dire, non racchiude le fognature, ma Certo. grandi cambiamenti, diciamo, edilizi. Neanche tutti, perché poi altri cambiamenti avvengono attraverso la strada dell'edilizia privata. Assolutamente. Allora, cominciando da qui, da questa piccola introduzione, spieghiamo altrettanto brevemente, Assessore Ragona, che cosa c'è nel piano degli interventi che è stato adottato dal Comune di Padova, se si può riassumere un po', nei punti principali. Molto difficile perché, come dicevo prima, è un documento su cui stiamo lavorando con uno staff anche esterno, più noto allo studio Boeri, da quasi 2 anni. Tra l'altro, dicevo, è stato adottato perché il piano di interventi, come tutte le varianti urbanistiche, ha bisogno di due passaggi. Il primo, l'adozione, dopo si apre un periodo di pubblicazione di osservazioni che i cittadini possono fare. Quelle, dire, che l'amministrazione accetta, possono essere anche suggerimenti o anche correzioni di errori. C'è la correzione del piano e poi la successiva approvazione per farlo diventare effettivamente vigente. Il piano che abbiamo costruito, lo abbiamo costruito per la tutela del consumo di suolo, del verde e per puntare soprattutto sulla rigenerazione urbana. Quindi vorremmo che l'economia dell'edilizia si spostasse dal costruire sui campi, sul verde, per andare a costruire sulle aree di degrado. Ne abbiamo individuate 81 e ci piacerebbe, ecco, insomma, che nei prossimi anni i cambiamenti urbanistici avvengano su queste aree. È stato molto chiaro. Questi sono gli indirizzi generali. Ubaldo Lonardi, comincio anche con lei. Si diceva adesso siamo proprio nel periodo delle osservazioni. Allora è evidente che anche dal punto di vista del dibattito comunale
le prime osservazioni ci sono e anche da parte vostra. Voi su che cosa vi concentrate in questo momento in particolare? Innanzitutto devo dire, ricordare che noi avevamo chiesto che si soprassedesse all'approvazione, all'adozione del piano degli interventi in dirittura d'arrivo di questa consigliatura comunale, per una semplice ragione che è quella che lei ha citato adesso, vale a dire che passati 30 giorni per la pubblicazione iniziano i 30 giorni delle osservazioni, se fa un po' di conti, capisce lei, capiamo tutti, che il periodo dell'osservazione viene a coincidere strettamente con la campagna, quei 30 giorni di campagna elettorale. Allora, lasciare che le osservazioni vengano presentate in quel momento è non solo per il sindaco uscente, ma per qualsiasi altro, un momento molto, molto delicato che credo non debba avere invece alcuna possibilità di dubbio che la promessa di possibile accettazione delle osservazioni vada ad inficiare la libertà che deve avere, che deve caratterizzare le elezioni, quindi che non ci siano fattori di pressione esterna. Invece noi ci troveremo con, e penso che sia la prima volta che capita nell'adozione di piani regolatori della città di Padova, ad avere questa coincidenza, il mese finale che poi anche quello vero di campagna elettorale coincide col periodo delle osservazioni. Questo a mio parere è estremamente rischioso e comunque democraticamente scorretto. E questa è la prima obiezione che facciamo. La seconda è quella che la rincorsa per adottare il piano degli interventi in tempi utili, perché per arrivare perlomeno a questa fase, che non è una fase così libera da conseguenze, perché anche se è stata presentata una clausola che modifica un po', c'è comunque una salvaguardia per quanto riguarda le decisioni dell'edilizia privata, un periodo di salvaguardia, quindi di blocco della futura della progettazione, delle concessioni e così via. Però abbiamo chiesto di non poter arrivare di corsa per consentire quella consultazione che con buona pace di tutti, compreso il grande architetto Boeri, che a mio parere ha fatto un lavoro forse tra i più brutti che ha fatto qui a Padova, io sono un appassionato di architettura anche se faccio un altro mestiere, va bene, la fretta non è cattiva consigliere di queste cose, non c'è stata una consultazione sufficiente degli ordini professionali, delle organizzazioni cittadine, non c'è stata nemmeno in consiglio comunale, in commissione ne abbiamo parlato pochissime volte, se non alla fine quando sono stati presentati gli elaborati e i lavori. Allora che un piano degli interventi che vuole essere di cambiamento di passo, di impostazione, che vuole seguire una nuova filosofia, avvenga con questa fretta, a mio parere, è stato un depauperamento e sarà un depauperamento della città invece che quell'arricchimento che vuole essere. Ecco, Assessore Aragona, comincio col chiedere anche a lei, insomma, quelle che sono le osservazioni che vi vengono poste. Cominciamo innanzitutto dalla prima che faceva il consigliere Lonardi, una situazione, se vogliamo, più metodologica che concreta, ma che sicuramente ha un suo significato. Perché si è deciso di adottarlo adesso, il piano degli interventi, e non di attendere come alcune insomma rappresentanze del Consiglio Comunale chiedevano? Diciamo che posso capire che si tratta di argomenti abbastanza complessi, certo, ma è il contrario di quello che diceva il consigliere Lonardi. La legge urbanistica veneta prevede che i piani degli interventi decadano in alcune delle loro previsioni dopo 5 anni dell'approvazione. Allora, quello che vedete alle mie spalle è il vecchio piano degli interventi approvato nel maggio del 2016, a fine maggio. Questo vuol dire che a fine maggio del 2021 quel piano era scaduto. E la legge dice che, la legge veneta, della regione Veneto, che entro sei mesi dalla decadenza va adottato un nuovo piano. Ecco, noi anche a causa del Covid ci abbiamo messo, è un termine indicativo, come dire, non perentorio quello dei 6 mesi, ci abbiamo messi 9 circa, anche se avevamo già iniziato le procedure, per cui di fatto, come dire, eravamo in corso. Certo. E dice la legge che se non viene adottato il piano, il comune viene commissariato per la parte urbanistica, per cui noi avevamo fretta, banalmente, perché stiamo rispettando quello che dice la legge, e dice che entro 45 giorni si può adottare un piano, e anzi, se sono passati, se il piano è decaduto, si deve adottare un piano.
E viceversa che aspettando ancora nuove elezioni, cambio di giunta, si sarebbe aspettato ancora altri mesi e a quel punto sicuramente qualcuno in regione avrebbe detto: scusate, ma questo piano lo volete adottare oppure no? E noi abbiamo rispettato la legge e questo, come dire, non ci si può fare una colpa per averlo fatto. Assolutamente, è stato chiarissimo. Insomma, con questa, diciamo che con questa spiegazione credo abbia risposto anche un po' a entrambi i quesiti di Lonardi. Lonardi, prego. La regione non sarebbe entrata a gamba tesa in una questione temporale che ha tutte le sue giustificazioni, perché c'è stato il Covid e così via, quindi credo che questa, insomma, sia una motivazione che tiene relativamente, sta scritta sulla carta, ma non mi pare che la regione abbia questo modo di operare rispetto soprattutto alle città, quindi insomma non mi convince questa motivazione. Insomma, si sarebbe trattato 2016, pensiamo, è stato un anno e mezzo dopo le elezioni del sindaco che c'era prima, Pitonci, poco prima che fosse mandato a casa. Quindi è anche giusto ricordare che è bene che questo sia il piano degli interventi, il piano del sindaco che inizia la sua amministrazione, il suo periodo di amministrazione, e non che lo conclude, va bene. È chiaro che questa giunta scommette sulla continuità, però insomma le elezioni ci sono e come vanno a finire ancora fino al giorno dopo, alla sera stessa delle elezioni del 13 giugno, non lo sapremo. Ecco, quindi ecco, anche tenendo conto che potrebbe esserci un cambio per volontà dei cittadini del futuro sindaco di Padova, un gesto sarebbe stato comunque un gesto di rispetto democratico della volontà dei cittadini stessi. E quindi confermo, la regione sicuramente non sarebbe entrata appunto a gamba tesa commissariando per quanto concerne l'urbanistica una città che non è che è stata ferma. Nessuno sostiene che Padova non si è mossa, si sa che era stato dato l'incarico e quindi che il lavoro era in fieri, non poteva non concludersi per delle valutazioni di politica amministrativa secondo me ragionevoli. Ecco, Lonardi, rimango un attimo da lei per chiederle anche in merito a quelle che sono le linee di indirizzo, poi entrando più nel concreto di questo piano degli interventi che l'assessore Ragona ci diceva. Tutelare le zone verdi, tutelare il consumo di suolo e cercare di preferire la rigenerazione urbana alla ricostruzione ex novo, mettiamola così, di nuove aree da cementificare. Da questo punto di vista lei come la vede? È stato fatto un buon lavoro? Allora, diciamo che è un cambiamento di prospettiva importante, condivisibile nella sostanza. A mio parere non ne condivido la totalità con cui viene previsto lo sviluppo secondo questo criterio. Avrei preferito una strada più graduale verso questo tipo di impostazione. E capisco la ragione, non ne condivido appunto così il fatto di dire dall'oggi alla domani si passa a questo, perché comunque la città è stata governata secondo un altro criterio fino adesso e quindi un momento di aggiustamento del tiro ritengo che sarebbe stato importante, anche per una serie di norme che sono state aggiunte e che hanno modificato l'integrazione con per esempio un altro aspetto molto importante che è quello del piano casa regionale, va bene, hanno modificato delle regole per cui messi insieme alla mancata possibilità di consumare suolo si rischia realmente di danneggiare i cittadini. Faccio un esempio: se sì, è un cittadino ancora è sotto i limiti urbanistici dell'abitazione in cui vive o che ha in suo possesso e secondo il piano casa può raggiungere un indice più alto, va bene, oggi non lo potrà più fare. Per farlo avrà bisogno di andare in cerca di quei famosi crediti edilizi che non ci sono. E questa è la verità, che non ci sono. Il comune dice: state tranquilli, se non ci saranno, li tiriamo fuori noi. Anche questo mi sembra nettamente una soluzione alquanto strana, come dire che il comune diventa un attore dell'edilizia privata direttamente, addirittura anche andando in cerca e creando dal nulla, evidentemente, che poi dal nulla non esiste, ma creandoli da proprietà che utilizza come crediti edilizi, così a suo piacimento e quando vorrà fare lui. Quindi un criterio, una realizzazione poi di questo
concetto condivisibile di non consumare più suono, il suolo, va bene, invece meno condivisibile per le conseguenze che avrà. Assessore Ragona, lei cosa risponde a questa osservazione? No, allora, innanzitutto non è vero, questo bisogna chiarirlo, è stato detto, ma non è vero che bisognerà sempre ricorrere ai crediti edilizi. È vero che può succedere in piccola parte, in alcuni casi, sebbene minoritari, ma questo perché in qualche modo dobbiamo cercare di far partire questo strumento, che è previsto anche questo dalla legge urbanistica Veneto, che serve anche ad andare ad abbattere come stimolo tutti quei capannoni, tutti quegli edifici abbandonati di degrado, quindi in qualche modo con questo strumento dobbiamo farlo partire. Ne abbiamo noi, come dire, può non andare bene, ma come dire, ce li abbiamo, e sappiamo che ci sono altri operatori economici che li stanno immettendo sul mercato. È uno strumento che non è che ci inventiamo noi, è previsto dal codice civile. E sul fatto di voler essere, come dire, farlo, aspettare per fare per cambiare la politica urbanistica della città, io credo che invece, ecco, su questo, come dire, è una visione politica, ma no, io non credo che ci sia più tempo di aspettare, abbiamo già consumato troppo suolo, abbiamo dei problemi idrogeologici importanti, abbiamo un fenomeno dell'isola di calore che si sente ormai in città, si è costruito moltissimo e bisogna cercare di, come dire, di cambiare registro il più veloce possibile, tenendo presente tra l'altro che esistono ancora tantissime realtà, situazioni in cui ci sono delle autorizzazioni già date in passato su cui non si può tornare indietro, per cui il passaggio graduale ci sarà. Farlo ancora più graduale di così si sarebbe andati troppo in avanti. Ecco, Leonardi, forse anche dalle categorie abbiamo visto, insomma, in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, che questo passaggio graduale, qualcuno si aspettava che ci fosse magari una norma transitoria, qualcosa che aiutasse a passare dall'uno all'altro. Questa è un'altra situazione che secondo lei presenta delle criticità, sulla base anche di quello che ci diceva l'assessore. Allora, intanto pare, chiedo conferma, che sia stato assicurato che tutte le pratiche che sono aperte potranno partire qui, quindi che il periodo di salvaguardia non andrà a bloccarle, così non avremo tra l'altro anche il rischio di impedire la partenza di tanti progetti legati al 110% che sono ancora in fieri e a volte sono anche ritardati proprio perché il Comune da tanto tempo non ha dato i pareri di congruità, la cui necessità è stata successivamente tolta, ma che spesso i geometri, gli ingegneri e gli architetti invece richiedono per non avere poi in fase conclusiva brutte sorprese. Ecco, quindi speriamo che almeno questo sia confermato, che non c'è, è un rischio che non si corre. Dagli altri punti di vista invece io credo che i rischi, così il rischio paventato del blocco dell'attività progettuale, dell'attività dell'edilizia ci sia e dice che non c'è. Vorrei tornare un attimo sulla questione del credito edilizio, poi vorrei fare la domanda specifica: se uno ha un'abitazione e non ha raggiunto secondo il piano casa il suo indice di edificazione, va bene, può raggiungerlo col piano casa o per farlo deve prendere, andare ad acquistare un credito edilizio? Perché poi i casi della gente comune sono questi, non sono i grandi investimenti che possono, che citava il termine del suo intervento la sua Ragona, che possono andare avanti comunque, hanno tutta la forza per imporsi. Abbiamo visto la triangolazione dell'Aspiag col Basso Isonzo, via San Marco, via Venezia, 20 giorni fa in consiglio comunale, cioè i grossi gruppi sanno come fare, ma il singolo cittadino che ha una sua casa e ha il figlio che si sposa e potrebbe fare a fianco un appartamento normale, può farlo senza ricorrere al credito edilizio o no? Può rispondere a questo? Assessore Ragona. Allora, prima alla domanda precedente della conferma, confermo che i progetti presentati prima della relazione sono fatti
sono fatti salvi. Su questa seconda domanda la risposta è: dipende. Nella maggior parte dei casi l'indice è già superato, per cui diciamo in 3 casi su 4 si potrà fare esattamente come prima. In 1 caso su 4 bisognerà acquistare dei crediti che però solo per arrivare all'indice, quindi probabilmente stiamo parlando di poche unità, ma verranno scomputati in compenso sia gli oneri primari che gli oneri secondari. Per cui da una parte è vero che, come dire, in alcuni casi verrà previsto l'acquisto del credito e dall'altra parte però verranno scontati gli oneri. Attenzione, l'acquisto del credito vuol dire che ci sono degli edifici che magari sono abbandonati da 20-30 anni, che oggi creano degrado e che non gli si riusciva a dare valore, ok? Perché sembra, allora, è solo per disincentivare il cittadino. No, è per incentivare tutti quegli edifici di degrado all'abbattimento, perché magari non hanno vendibilità, perché sono in una zona che oggi non è più appetibile per qualche motivo. Quindi incentiviamo l'abbattimento, rigenerazione, creazione anche magari di spazi liberi, dall'altra parte possibilità di acquisto, in alcuni casi possibilità, obbligo fino all'indice, come dire, per altri una cosa minoritario, ma senza pagare gli oneri. Quindi da una parte sono costretti a pagare il credito, dall'altra parte non hanno gli oneri. Ecco, ci può spiegare, assessore, più che altro per i telespettatori, in quell'1 caso su 4 a cui lei faceva riferimento, quali sono le caratteristiche che sussistono per rientrare in quel caso e non negli altri 3 su 4? Perché i cittadini poi si fanno questa domanda: nel momento in cui vado a bussare al comune, sarò i 3/4 o sarò quell'1/4 che ha bisogno di qualcosa in più? Qual è la discriminante? Purtroppo non è possibile dare una risposta, perché adesso stiamo anche scanno. Aspetti un attimo, Lonardi, facciamo rispondere l'assessore, perché sennò non vi si sente. Servono delle progettazioni, serve vedere la cartografia, serve che un tecnico guardi, poi dopo magari ci sono anche altre strade, anche altre possibilità. Oggi stiamo affrontando in pochi minuti un tema, certo, veramente complesso, che ogni singolo caso meriterebbe un'ora, quindi capite che... Certo, diciamo che, insomma, statisticamente comunque la proporzione... Sì, l'idea è per evitare che poi ci siano grandi gruppi. Sì e no, i grandi forse sì, ma i medi gruppi, diciamo, adesso per semplificare, noi vediamo un sacco di situazioni in cui da piccole palazzine vengono dei cubotti grandi, senza parcheggi, eccetera, eccetera. Questa cosa andrà a inficiare soprattutto con gli interventi che stravolgono i nostri quartieri. Evidentemente nessuno ha intenzione di andare a mettere i bastoni tra le ruote a chi sia là, fa una stanza in più per il figlio, ma chi trasforma una bifamiliare in un condominio di tre piani senza magari parcheggi, ecco, sì, quello invece noi vogliamo bloccarlo, perché sta succedendo troppo nella nostra è sicuramente città. Un discorso diverso. Consigliere Lonardi, cosa voleva dire quando stava cercando di intervenire? No, devo dire che la sua domanda, mi pare che la risposta sia la seguente: ricade in quel caso quella persona che ha una proprietà che non ha ancora raggiunto il suo indice di edificabilità e che potrebbe raggiungerlo con il piano casa, no? Se è sotto l'indice, ecco, quella parte che gli manca deve acquistarlo attraverso i crediti edilizi. L'altro aspetto che ancora noi non conosciamo bene è l'equiparazione tra il valore del credito edilizio e lo scomputo degli oneri, cui faceva cenno poc'anzi l'assessore. Bisogna capire bene se a fronte di uno scomputo di 1.000 euro devo spenderne 30.000 per acquistare un credito edilizio, va bene? Perché il credito edilizio immagino che siano degli indici, dei metri cubi, che vanno sul mercato e che comunque avranno un loro valore. A mio parere, io temo, superiore a quello che è invece l'esiguità dello sconto che si può avere sugli oneri che si dovrebbero pagare. Assessore Ragone, in questi termini lei ha delle osservazioni da porre? Beh, dico, noi abbiamo delle regole generali e può succedere di tutto, ma non stiamo andando a parlare, come dire, che se io devo fare un intervento che da un punto di vista edilizio, cioè mi costa 50.000 euro, 20.000
o 30.000 li devo dare a, per comprare crediti, o, il saldo sarà di 1.000-2.000 euro su 50.000, stiamo parlando in media, saranno queste cifre, perché poi magari mi arrivano, davvero non ho raggiunto l'indice, ma mi servono 10 crediti per raggiungere l'indice, quindi con 1.000, con 1.000 euro vado a, e magari ne pagavo 700 di oneri, o magari anche 300, allora lì è il saldo di 700 su una spesa di 50.000 euro, voglio dire, con i prezzi aumentati del 50%, ultimamente stiamo parlando della modifica dell'1% rispetto a una modifica dei prezzi del 50%, ma contemporaneamente stiamo parlando di ridare valore, perché se no, poi no, come dire, se parliamo solo di una parte e non parliamo del resto, sì, c'è il cittadino che ci vuole, come dire, ma c'è anche il cittadino che magari ha ereditato un capannone su cui ci paga l'IMU, non riesce più a venderlo perché è in una zona residenziale oggi, ci paga l'IMU e non ci può fare niente. C'è anche questo cittadino, e quell'edificio probabilmente sta degradando un quartiere. Quindi potrebbe abbatterlo, prendersi questo tra virgolette credito e poi edificare nella sua abitazione. Esatto, sulla sua abitazione, oppure vendere, oppure anche, come dire, tramite un fattore di conversione, ricostruire lì senza andare a pagare gli oneri. Quindi, come dire, attenzione, perché come dicevo prima, il piano è complesso e non è detto che tutti ci perdano, anzi probabilmente molti interventi di questo tipo vanno a fare in maniera, come dire, più questo oppure, ci può. Sì, prego Ragona, poi Leonardo la faccio rispondere. Un'altra cosa che abbiamo messo è agevolare i cambi di destinazione d'uso, ad esempio col Covid abbiamo molto smart working, per fare gli uffici prima era un po' più complicato, adesso è un po' più semplice. In realtà abbiamo agevolato molto la maggior parte delle cose. Quindi attenzione, perché poi i casi sono sempre da vedere con tutto quello che gli sta attorno. I casi sono sempre particolari, ma insomma diciamo che l'impostazione di massima è quella di andare a favore di più situazioni possibili. Leonardi. Dicevo, l'errore non è tanto il credito edilizio, che non è un'invenzione appunto padovana. L'errore è obbligare chi ancora è sotto l'indice abitativo della sua unità immobiliare, obbligarlo per raggiungerlo ad utilizzare questi crediti. Ecco, questo dal mio punto di vista rimane un errore strategico. Va bene. Dopodiché non si può mettere in carico solo i privati la questione del degrado, come invece si fa. Ci sono degli interventi, va bene, se è vero, se i valori sono quelli che dice l'assessore, vale, per cui un credito edilizio vale così poco, perché in alcune situazioni non si è intervenuto il comune acquisendo questi propri che ci sono distribuiti nella città. Il problema è che non hanno valori così bassi, cioè i crediti saranno un meccanismo che avrà una sua valorizzazione economica, secondo me, abbastanza significativa, al di là del valore reale invece di un immobile di patrimonio, come viene descritto l'assessore, in disuso. Certo, è stato chiarissimo. Assessore, se vuole concludere una postilla, poi devo chiudere. Facciamo l'esempio. Oggi i crediti, i metri cubi vengono acquistati tra i 100 e i 150 euro, varia in base alla zona, qualcosa forse anche in più, qualcosa anche meno, ma teniamolo come riferimento. Nei lotti liberi oggi, non sono molti, ma a Padova ci sono dei lotti liberi dove si può costruire, ok? Delle abitazioni singole. Posso aumentare, come dire, del 20% il mio lotto acquistando, come dire, X crediti. Una casa è 300 metri cubi, ok? 100 metri quadri, ok? Ne posso comprare altri 60, quindi altri 20 metri quadri, e li posso comprare a 10.000 euro, quindi posso avere una casa più grande del 20, a 20.000 euro, posso avere una casa più grande del 20% pagando 20.000 euro. Andate a vedere in certe zone una bifamiliare quanto va a costare e quanto può costare una stanza in più. Siamo su cifre, ok? Su cifre che sono 3-4 volte superiori. 3-4 volte superiori.
Continueremo insomma a seguire questa questione che avete sentito, è solo agli inizi, un piano che è stato adottato, adesso stanno arrivando e arriveranno le osservazioni e poi passerà nuovamente al vaglio del Consiglio Comunale. Grazie Assessore Ragona per essere stato con noi, grazie al Vicepresidente del Consiglio Ubaldo Lonardi, vi ritroveremo naturalmente qui come ritroveremo voi telespettatori che ci avete seguito anche questa sera, l'appuntamento col sì e no è rinnovato come sempre a domenica prossima. Grazie e un buon fine settimana.